Paolo Venturini, atleta delle Fiamme Oro, è presente dalla prima puntata di Icarus. Era il 2004. Venturini ha girato il mondo, di corsa e su due ruote, per raccontare e scoprire i luoghi più nascosti ed estremi. L'ultimo progetto raccontato da Paolo Venturini è nei parchi italiani di corsa. È Running Scenery. Oggi andiamo alla scoperta del terzo parco. La spiritualità non solo di chi viene da fuori, che ha scoperto questi luoghi di meditazione, di spiritualità, è la stessa degli abitanti. Come andare a Machu Picchu. Uno che va a Machu Picchu non ha più voce di parlare. Sente quelli che abitarono lì, secoli prima. Una potenza devastante degli echi di quei tempi. Vedo un graffito su una roccia e so che di migliaia e migliaia di anni. Dico, chi l'ha fatto? Che faccia aveva? E immaginiamo come potevano vivere. Ecco che è un film fermo, senza immagini, ma un film di ricordi, di invenzione di chi vede. Ecco un modo di far turismo molto bello. Si fa fatica a trovare qualcosa di poco conosciuto in Sardegna. Ma nel cuore della seconda isola più grande di tutto il Mediterraneo, esteso tra i territori del Nuorese e della giovane provincia di Sud Sardegna, si nasconde un luogo antico e selvaggio. È il Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Questa mia avventura di Running Scenery in Sardegna partirà dal paese di Orgosolo, questo paesino di 4.500 abitanti, posto a 600 metri d'altitudine nella regione della Barbagia. Correndo per le vie di Orgosolo è facilissimo incontrare tantissimi murales che raccontano la storia di questo paese della Barbagia e gli eventi più importanti. Questo alle mie spalle racconta la protesta di Pratobello quando gli orgolesi si sono ribellati alla costruzione di un poligono militare, vincendo e proteggendo il loro territorio e i loro pascoli. Ciao Mario! Ciao Paolo! Ciao! Grazie di essere venuto ad accogliermi. Sono alla foresta demaniale di Montes, dove c'è un'area protetta molto importante a livello naturalistico. C'è una particolarità di un tronco molto lungo che ha una storia. Sì, è un tronco che è stato piantato da quando è nata la figlia di Mussolini, poi si è essiccato, dove abbiamo dovuto abbattere e abbiamo fatto una grandissima tavola. 18 metri di lunghezza, un abete. Questo soltanto, lui era molto più lungo, era perché ci sono i giubbanti, sono le parti sottili dell'albero, la punta. Incredibile. È stata, guarda, tutta spaccata e abbiamo fatto i banchi per potersi sedere, tutto dallo stesso albero. La tecnica della corsa in salita è quella di contrastare la pendenza sporgendosi un attimino in avanti con le spalle e lavorando molto di più che in pianura con le braccia. I piedi si muoveranno con delle falcate più corte proprio per avere una frequenza maggiore. L'attacco sarà di mezzo piede, ma nelle salite, quelle più impegnative, totalmente in avampiede. Spettacolare la vista di Monte Novo San Giovanni, questa roccia calcarea che si erge sopra la foresta demaniale di Montes. Ci sono abeti, cedri, qualche quercia, pino nero. Mi raccontavano i forestali
che è il frutto anche di un rimboschimento dopo un grande incendio di qualche decina di anni fa, e quindi l'ambiente è molto verde. Qui il vento ha fatto abbassare un po' la vegetazione e sembra quasi di essere in un paesaggio del Nord America. Veramente un grande scenario di running. La conformazione rocciosa delle montagne della parte nord del massiccio del Gennargentu sono tutte di origine calcarea, risalenti al Mesozoico, formate da sedimenti marini depositati appunto sul fondo del mare e poi risaliti in superficie da grandissimi movimenti tettonici. Eccomi arrivato in cima a Montenovo San Giovanni, da qui continuerò il mio viaggio di corsa in Barbagia, direzione Punta la Marmora, la cima più alta della Sardegna. Ho incontrato il lago grande del Rio Flumendosa, il secondo fiume più lungo della Sardegna, e da qui seguirò tutta la valle che mi porterà fino a Punta la Marmora, la cima più alta a 1834 metri sul livello del mare del massiccio del Gennargentu. Punta la Marmora, un lungo percorso che mi ha portato da Orgosolo attraverso la Barbagia fino nel cuore della Sardegna, nel suo punto più alto. E come per tutte le salite, raggiunta la cima è tempo di discesa. Ma verso dove? Lo scopriamo nel prossimo episodio di Running Scenery, sempre in esclusiva, solo su Icarus.